Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Absence, il gioco dei quattro di Chiara Panzuti. Questo libro è edito da Fazzi Editore nella collana Leie e un prezzo di copertina di 15 euro. Me ne avete già sentito parlare qua sul canale perché ho avuto l'occasione di incontrare l'autrice al Salone del Libro di Torino, in cui ho potuto intervistare l'autrice, quindi trovate anche la video intervista. Insomma, già qualcosa ve l'ho accennata. La storia parla principalmente di Faith e di altri ragazzi che un giorno improvvisamente diventano invisibili. Non possono più essere visti dagli altri e vengono proprio dimenticati dai loro cari. Non c'è più alcuna traccia della loro esistenza, né fisicamente né nei ricordi dei loro genitori, fratelli, parenti. Questi ragazzi seguiranno quindi delle indicazioni di un uomo misterioso per tornare a vedere ed essere visti. Questo è un libro che mi incuriosiva tantissimo perché le premesse erano molto intriganti, si presentava come una storia un po' distopica, fantasy, però abbastanza cupa, perché appunto questi ragazzi vengono coinvolti in una sorta di gioco da una persona che non conoscono e soprattutto c'è il fatto che vengono proprio dimenticati, sono invisibili, quindi abbandonati per certi versi a se stessi, sono completamente soli. È una storia molto dinamica, con uno stile di scrittura molto scorrevole, infatti mi sembra di averlo proprio divorato questo libro, l'ho letto comunque velocemente perché ero molto curiosa di sapere che cosa sarebbe successo dopo e soprattutto scoprire qualcosa di più riguardo questo gioco, riguardo a chi c'è dietro a questa invisibilità. E a proposito di invisibilità, mi ha colpito tantissimo come tema perché l'autrice lo utilizza per sollevare, diciamo, delle questioni sociali molto attuali. Si parla molto infatti di identità, un tema secondo me fondamentale all'interno di un romanzo destinato a giovani lettori, come nel caso appunto di Absence. Mi ha colpito il duplice aspetto che l'autrice dà all'invisibilità in questo romanzo, perché da una parte abbiamo l'invisibilità fisica, i personaggi infatti non possono essere visti, scompaiono proprio fisicamente, ma dall'altra c'è anche quell'invisibilità che colpisce un po' tutti noi nella società d'oggi, soprattutto con l'avvento della tecnologia, dei social. Quindi l'autrice solleva comunque queste problematiche e si interroga al riguardo, in particolare la protagonista della storia, Faith, che ci narra la storia, si interroga molto su che cosa siano le cose veramente importanti e a questo punto della storia, da quando diventa invisibile fisicamente, inizia a riconsiderare tutte le volte che è stata invisibile anche prima, nella sua quotidianità. È una cosa che mi ha fatto molto riflettere e che ho apprezzato veramente tanto in questo romanzo. È un tema, diciamo, molto ricorrente, ci sono tante riflessioni e similitudini abbastanza simili per tutto il romanzo e può sembrare per certi versi una ripetizione, però a me personalmente non ha dato fastidio, ma anzi ho apprezzato che si ribadisse comunque questo concetto comunque. Nonostante non siano delle tematiche nuove, non si aggiunga nulla di più a quello che bene o male si sa dell'attualità di oggi, di internet, dei social, ho trovato comunque molto importante inserire all'interno di una storia fantastica comunque degli elementi così reali, perché è una storia in cui bene o male si può rivedere chiunque e quindi può trarne secondo me degli spunti di riflessione. Un altro tema principale di questo libro è il viaggio, inteso sia come viaggio verso dei paesi, diciamo, sconosciuti, che proprio viaggio alla ricerca di se stessi. Mi è piaciuto il fatto che l'autrice ambientasse le varie tappe di questo gioco misterioso in città che io personalmente non conoscevo, quindi non scegliendo i soliti posti ma qualcosa di nuovo. Peccato che non ci siano descrizioni di questi luoghi, descrizioni magari della cultura, delle tradizioni, ma anche un abbozzo di presentazione di questi luoghi. A me personalmente avrebbe fatto molto piacere, che appunto perché non conoscendo queste città mi sarebbe piaciuto scoprire qualcosa di più. Per quanto riguarda i personaggi, sono principalmente quattro, anche se su questi spicca maggiormente Faith, che è la vera e propria protagonista della storia. Una ragazza dal carattere forte che cerca di superare comunque dei momenti di difficoltà, perché immaginiamoci per un istante di diventare invisibili, di essere dimenticati dalla propria famiglia, deve essere qualcosa di veramente terribile. E ho apprezzato il fatto che non si piangesse troppo addosso, ma che cercasse in qualche modo di farsi forza o comunque andare avanti, anche se come personaggio non mi ha colpito particolarmente, non mi ha detto nulla di che.
anche se in realtà ho avuto come l'impressione che si appoggiasse troppo agli altri personaggi, che non riuscisse a farcela veramente da sola, che avesse sempre bisogno dell'aiuto, del conforto, del pensiero di qualche altro personaggio, però probabilmente è stata una mia impressione. Neanche gli altri personaggi della storia mi hanno colpito particolarmente, nonostante siano tutti personaggi ben differenziati e con una propria personalità, però ecco, c'è talmente poco spazio secondo me per loro che non riescono ad emergere, a farsi conoscere bene, quindi spero che con i seguiti, perché infatti Absence è il primo libro di una trilogia, spero che poi con gli altri libri, spero di conoscere meglio insomma gli altri personaggi della serie, perché ho assolutamente intenzione di continuarla. Nel complesso per me Absence è stata una lettura veramente molto piacevole, mi ha incuriosita, intrigata, mi ha fatto riflettere. In generale mi ha sorpreso veramente tanto, perché mi aspettavo una storia esclusivamente fatta di azione, di elementi fantastici, e invece ci sono tanti elementi reali, attuali, secondo me interessanti. Questa era quindi la mia opinione su Absence. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo avete letto, se vi incuriosisce o meno. Nelle schede vi lascerò poi l'intervista che ho fatto all'autrice, che vi consiglio di guardare perché è una persona veramente molto deliziosa, e poi Banana Yoshimoto è una delle sue scrittrici preferite, quindi ho detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!